Ciao ragazzi, ben ritrovati su DriveK. Oggi, come vedete, sono in compagnia di nuova Honda HR-V. La scopriremo in questo video. Vedremo com'è cambiata, ed è cambiata radicalmente, ve lo posso già preannunciare, e capiremo quanto è spaziosa, qual è la sua tecnologia e come va su strada. E fidatevi, ci sarà un bel po' da dire. La HR-V tra l'altro arriverà sul mercato a inizio 2022, a febbraio per l'esattezza, ma abbiamo già la possibilità di farvi vedere il listino completo. Andate direttamente sul link in alto a destra o qua sotto in descrizione per scoprire di più su drivek.it. Lì avrete la possibilità di vedere non solo i livelli di allestimento, i prezzi e anche ovviamente i dati tecnici, ma potrete anche vedere l'offerta di lancio che è disponibile su questo modello. Ovviamente offerta disponibile con finanziamento, quindi occhio alle condizioni per vedere quanto vi costa il finanziamento, ma può essere interessante. Ripeto, andate qua su in alto a destra o qua sotto in descrizione. Ovviamente, parlando di novità, si parte prima di tutto dall'estetica. Guardate quanto è cambiata la HR-V rispetto alla generazione precedente. Enorme la griglia centrale con il logo grosso che nasconde il radar frontale e permette alla vettura di guidare quasi in modalità praticamente autonoma. Ormai queste vetture hanno fatto un salto in avanti enorme da questo punto di vista e lo vedremo tra pochissimo. Per quel che riguarda invece il resto del design, ovviamente all'anteriore troviamo i fari full LED e poi per quel che riguarda la presenza su strada fa una grandissima scena, anche grazie alla presenza del portellone posteriore molto discendente che permette di avere una linea quasi da coupé per certi aspetti. E al posteriore troviamo un altro elemento di design bellissimo a mio avviso, ossia il faro LED che corre tutto al centro del portellone che collega i fari al posteriore. Veramente molto molto bello. E sempre parlando di design, guardate il lavoro che hanno fatto sugli interni, è davvero un'altra auto rispetto a prima. La Honda HR-V è cambiata radicalmente anche per quel che riguarda la qualità percepita a bordo, nel senso che nella parte centrale abbiamo una copertura morbida che viene ripresa anche direttamente sulla portiera e poi nella parte alta troviamo plastica rigida ma solo nella parte più nascosta, perché poi qua la palpebra è coperta appunto da una copertura sempre morbida. Davvero un grandissimo lavoro. Oltretutto è una vettura estremamente spaziosa perché si può stare sui sedili anteriori senza troppi problemi. Parleremo poi della rigidità della seduta, ma ripeto, questo ne parleremo tra pochissimo. E al posteriore c'è tantissimo spazio, meno in realtà per il bagagliaio, perché sono 330 litri di capacità minima e su questa categoria di vetture ormai si dovrebbe avere qualche cosa in più da quel punto di vista. Eccoci quindi al volante della nuova Honda HR-V, un crossover compatto 4,30 m di lunghezza, ormai cresciuto un bel po' dalla prima generazione, pensate che era meno di 4 metri di lunghezza. Però a questo punto abbiamo tutto quello che ritrovavamo sulla Honda Jazz Hybrid che abbiamo provato sul nostro canale un paio di anni fa e attualmente la ritroviamo in un'altra forma, o meglio con altre caratteristiche, ma di base rimane sempre lo stesso sistema. Abbiamo davanti sotto il cofano un motore a benzina 1500 abbinato a un motore elettrico che è l'unica connessione del powertrain, del sistema di trazione, con le ruote anteriori. Questa vettura infatti non è una trazione integrale, ha soltanto la trazione anteriore, e Honda ha deciso di utilizzare questo sistema molto particolare di cui adesso vi parlerò per efficientare il più possibile la marcia, avere dei consumi veramente eccezionali, e ne parleremo tra pochissimo. Quindi parlavamo appunto della Jazz, parlavamo del motore termico, il motore elettrico che è stato aumentato nella sua potenza, adesso abbiamo 130 cavalli di potenza massima e abbiamo anche una batteria più grande, questo appunto permette di avere maggiore potenza poi sfruttabile dal motore elettrico e permette quindi di stivare subito sotto al ripiano di carico una batteria un po' più grande, e questo ci permette di avere anche una marcia. In città, pensate, Honda dichiara, secondo i loro diciamo studi, i loro standard che hanno appunto utilizzato per ricavare questo dato, il 90% del tempo in elettrico. A noi questo interessa poco, perché poi in realtà vi racconterò quello che ho potuto sperimentare io stesso e non so se siamo al 90% perché non ho la possibilità di verificarlo, però quello che vi posso dire è che appunto i consumi sono veramente bassissimi e ne parliamo subito perché è secondo me uno degli elementi fondamentali per capire questa vettura. In città, in questo primo test drive, sono riuscito a percorrere oltre 25 km con un litro di carburante, con una guida attenta sì, ma neanche troppo maniaca, diciamo, nell'utilizzo della parte elettrica. Ho guidato tranquillamente, non era un percorso particolarmente trafficato, questo è vero, ma comunque ci dà già una prima indicazione. Una vettura di questo tipo, di queste dimensioni, con questo spazio interno che mi permette di fare queste percorrenze, beh, è davvero un ottimo risultato. Al di fuori della città invece ci troviamo a percorrere invece anche più chilometri, volendo ben oltre i 30 km con un litro, perché comunque il sistema elettrico riesce a viaggiare e a mantenere la velocità sempre in maniera efficiente. Si può recuperare energia nelle decelerazioni, si può far scorrere la vettura, e sapete che l'ambito extraurbano è quello poi in cui si hanno i risultati migliori, proprio perché non ci sono i classici start and stop tipici della città, ed in effetti oltre 30 km con un litro sono a portata. Autostrada invece, e sull'autostrada ci sarà da parlarne tra pochissimo,
Beh, l'autostrada invece ci ha permesso di percorrere circa 17 km con un litro di carburante. Un pochettino più deludente, ma c'è una motivazione per questo, e perché comunque i tecnici Honda hanno deciso di sfruttare il sistema alle alte velocità soltanto in modalità termica. Questo cosa significa? Che c'è una frizione che va a collegarsi direttamente solo in quei casi proprio all'asse anteriore, quindi questo è l'unico caso in cui non c'è la trazione esclusivamente elettrica alle ruote anteriori, e in questo modo abbiamo quindi, secondo loro, il sistema più efficiente. Però è vero che abbiamo anche appunto poi dei consumi che sono decisamente superiori rispetto agli altri ambiti. Ma come funziona questo sistema ibrido? Beh, in Honda hanno deciso di puntare su un qualche cosa di unico all'interno del panorama automobilistico, o quasi, perché rispetto a tanti altri produttori che portano sul mercato delle vetture di questa categoria con un powertrain, un sistema di trazione full hybrid, in questo caso appunto abbiamo una connessione alle ruote anteriori solo esclusivamente elettrica. Quindi il motore elettrico prende energia dalla batteria, la quale a sua volta può essere alimentata non soltanto nelle decelerazioni dal motore stesso, che funge a quel punto da recupero dell'energia in frenata, ma può essere anche recuperata tramite la conversione della benzina in elettricità. Questo significa che non abbiamo delle perdite di efficienza date dalla presenza di un cambio, che porterebbe tra l'altro l'esperienza anche a essere un po' più filtrata nella guida, ma in realtà ci troviamo di fronte ad un sistema che sfrutta sempre comunque l'elettricità per dare spunto iniziale nelle accelerazioni, e poi sentite che il motore subentra per poter dare tutta la potenza necessaria proprio al sistema. Tra l'altro, particolarmente interessante, adesso prendo un attimo di spazio rispetto al traffico che mi precede, vado 100% sul gas e nel momento in cui arriviamo ad alti giri sentite che il motore cambia. Ma come vi dicevo, non abbiamo una trasmissione. Questo è dovuto proprio alla volontà dei tecnici Honda di dare la sensazione di avere un cambio, nonostante questo cambio non ci sia. Un sacrificio richiesto proprio per ottenere la massima efficienza. Troverete infatti nelle descrizioni la scritta ECVT. In realtà questo non è un CVT, non ha niente a che fare con quel sistema, rimane sempre un po' quella sensazione, soprattutto su percorsi di montagna o particolarmente tortuosi, di quando si va sul gas avere il motore che urla un po' e entra in abitacolo. Quello assolutamente sì, ma secondo me in maniera meno evidente rispetto a ciò che troviamo su vetture della concorrenza, come ad esempio mi viene in mente RAV4, che sì, è una categoria più grande, ma comunque utilizza un sistema proprio completamente diverso, seppure sempre full hybrid. In Honda su questa vettura hanno voluto anche poi puntare sul piacere di guida, un qualcosa che non mi sarei aspettato. Credevo avrebbero fatto qualcosa di più comodoso, diciamo così, per usare un termine un po' particolare, ma in questi casi, dove ho una strada aperta al traffico e dove posso sfruttare l'appoggio in curva di questa vettura e soprattutto la precisione del telaio e dell'assetto, a questo punto capisco che hanno fatto un ottimo lavoro per quel che riguarda il coinvolgimento di guida. Ripeto, non è una vettura sportiva, non è fatta per correre, però è bello poi in queste situazioni poter apprezzare una precisione, una stabilità che ti dà sicurezza e ti dà anche un po' di piacere di guida. Questo assetto, che è tonico, è tarato sul rigido, va ovviamente a dare qualche problema invece in altre situazioni. In città le buche, tombini un po' si sentono, non in maniera troppo secca, brusca, violenta, però un po' si sentono, e poi anche per quel che riguarda l'ambito autostradale c'è qualcosa di più, come vi dicevo, e quindi affrontiamolo subito. Ovviamente questa tipologia di vettura è pensata anche per un utilizzo autostradale, allora sono venuto in una tipica autobahn tedesca, dove possiamo capire quali sono le potenzialità di questa vettura. E qui ci sono due o tre cose da rilevare, non proprio positive. Il primo è l'isolamento acustico, da fuori filtra parecchio, e anche dal rumore di rotolamento delle gomme, filtra un po' in abitacolo. Seconda cosa, purtroppo i sedili si sono rivelati un po' troppo rigidi in queste prime ore di test drive, e per quel che riguarda poi la potenza che abbiamo a disposizione, sono circa 130 cavalli di potenza massima, come vi dicevo, e a questo punto andiamo a sfruttarla al massimo. Sono a 97 km/h, vado 100% sul gas, sentite il sistema ibrido Honda che entra subito simulando poi la cambiata, anche se in realtà non c'è un vero e proprio cambio fisico. A questo punto siamo già a 137, 138, 140, 145, ci sfruttiamo un po' questa autobahn senza limiti, con la possibilità appunto di godere appieno di queste caratteristiche. Insomma, è una vettura che personalmente, secondo me, va più goduta magari all'interno dell'ambito urbano, oppure quello extraurbano, ma magari senza troppe puntate in autostrada, perché da questo punto di vista secondo me rivela un po' di limiti. Ovviamente questo è un discorso fatto per estremi, quindi credo che poi sia sempre un po' il modo migliore per far venire a galla le caratteristiche di base della vettura. Ragionare per estremi, questo non vuol dire che non si possa viaggiare con questa vettura, anche perché poi abbiamo a disposizione un sistema che ci permette di delegare parte della noia della guida in tutte quelle situazioni appunto di lunghi viaggi alla vettura, ed è ad esempio il mantenimento attivo della corsia,
garanzia che si attiva tramite questo tasto sul volante. Se la vettura appunto è dotata di questo sistema, mi mantiene proprio al centro della corsia. Il tasto set mi permette di settare il cruise control ad attivo, e a questo punto, nel momento in cui la vettura rileverà le strisce in terra e capirà che la situazione è gestibile a livello di traffico, allora l'automobile gestirà direttamente anche lo sterzo. Quindi questo è estremamente comodo, e questo sistema si unisce a tutti gli altri ovviamente disponibili sulla vettura, che sono disponibili non soltanto ormai su questa categoria di vetture, ma su una categoria molto ampia. Ed è bello poi trovare sempre comunque più automobili che li hanno, tra cui la frenata d'emergenza automatica, il controllo dell'angolo cieco e tanti altri sistemi che vanno proprio a monitorare tramite i sensori perimetrali della carrozzeria tutti i movimenti del traffico attorno a noi per proteggerci nel modo migliore. Ovviamente la tecnologia non passa solo tramite gli ADAS, ossia gli aiuti elettronici per il conducente, perché abbiamo chiaramente anche tutta quella suite di sistemi multimediali che troviamo poi su tutte le vetture. Qua al centro abbiamo uno schermo del sistema di infotainment che mi permette di controllare Android Auto via cavo e Apple CarPlay via wireless volendo. Questo tra l'altro è possibile anche gestire a livello di ricarica del cellulare tramite un pad di ricarica e induzione che è subito qua sotto, e volendo ho qui subito di fianco anche una presa USB che magari permette al passeggero anteriore di ricaricare il proprio dispositivo. Strumentazione parzialmente digitale, il tachimetro è ancora analogico, sulla sinistra invece troviamo uno schermo che può essere modificato nelle sue informazioni proprio tramite i tasti sul volante, tasti che hanno un'ottima risposta per quel che riguarda il feedback tattile, e le informazioni che si possono vedere sono tantissime, dal funzionamento del sistema ibrido al consumo ovviamente istantaneo o anche di media sui lunghi tragitti, e per quel che riguarda poi le indicazioni della navigazione, cosa estremamente furba, è possibile visualizzarle direttamente sullo schermo di bordo, ma sono le indicazioni di Android Auto, che in questo momento è attivo, ed è una cosa che non si vede ma dovrebbe vedersi molto più spesso, perché Android Auto è più pratico, Apple CarPlay sono più pratici nell'utilizzo magari del sistema di navigazione tramite Google Maps. A questo punto non mi resta altro che invitarvi a farmi sapere la vostra. Secondo me hanno evoluto bene questo progetto, non è un progetto perfetto, ve l'ho raccontato, secondo me la sua natura vera è quella di un SUV cittadino, di un crossover cittadino, magari per un utilizzo anche al di fuori dell'ambito urbano, ma non necessariamente autostradale, non necessariamente per i lunghi viaggi. Spero che questo vi abbia aiutato nel capire quali sono le caratteristiche di questa vettura, ma hanno evoluto bene un concetto che è proprio ripreso dal 1998, dalla prima generazione della HRV, terzo SUV al mondo più venduto, oltre a 500.000 di pezzi, un grande successo, subito dopo CRV tra l'altro, il primo era RAV4, lo sapete, di Toyota. Ovviamente in tutto il mondo vendutissimo, anche da noi ha rappresentato da sempre un punto di riferimento per tanti automobilisti che vogliono praticità, sicurezza, la tranquillità dell'affidabilità di Honda, che ne ha fatto da sempre un punto forte, e questo secondo me può essere una risposta interessante per tutti coloro che cercano vetture con queste caratteristiche. Ci vediamo alla prossima, sempre a questo DriveK, e non dimenticate di dare un'occhiata al nostro sito per tutte le informazioni su questo modello. Alla prossima, ciao!